Il contagio proprio non si ferma, anche se la Toscana ha numeri migliori adesso di altre regioni. L'obiettivo è intensificare la campagna dei vaccini, l'assessore Bezzini ne ha parlato nella Commissione Sanità. Sul tappeto c'è anche la questione di nuove possibili restrizioni in vista del Natale, provvedimenti che allontanerebbero l'auspicato ritorno alla normalità. Nessuno le vuole queste misure più drastiche e alcuni, se proprio fossero necessarie, spingono perché siano applicate solo per i non vaccinati. Vedremo in sintesi i principali provvedimenti affrontati e votati nelle commissioni del Consiglio regionale in vista della prossima seduta. Spicca una novità di rilievo per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, che ora però dovrà essere approvata dall'Aula. E poi c'è il via libera alla seconda variazione di bilancio per coprire una parte delle spese in più per la sanità. Cultura e comunicazione al centro del confronto tra i consiglieri in questi giorni. In particolare hanno parlato del Core come punto di riferimento per il sistema della comunicazione, valutando positivamente il programma delle sue attività, anche educative e di sensibilizzazione per il 2022, e di Volterra, capitale toscana della cultura. Faremo anche un excursus sulle iniziative che in questi giorni, anche in questi giorni, hanno trovato una vetrina qui al Palazzo del Pegaso. Sono di cultura, folklore, tradizione, rievocazione storica, valorizzazione dei prodotti tipici. L'andamento dei contagi in Toscana, la pressione sugli ospedali, ancora il numero dei morti, purtroppo. Questi dati, che dicono che ormai siamo nella quarta ondata della pandemia, li monitoriamo anche noi ogni giorno nei nostri telegiornali. Dimostrano che qui siamo per ora meno esposti che altrove, ma che la preoccupazione per le prossime settimane deve restare grande. La situazione, con uno sguardo attento ai vaccini e con tutte le novità che riguardano i controlli a scuola per evitare il più possibile la didattica a distanza, viene messa a fuoco dall'assessore Simone Bezzini durante l'ultima seduta della Commissione Sanità. A caldo ascoltiamo il presidente della stessa Commissione, Enrico Sostegni. Come viene governata adesso la pandemia da noi? Ma la pandemia si sta governando intanto puntando il massimo dell'acceleratore sulle vaccinazioni. Ricordo a tutti di fare la terza dose e chi non fosse ancora vaccinato di vaccinarsi, perché mi pare che il dato sia sempre e comunque che si tiene rispetto alle ospedalizzazioni anche con un leggero aumento dei contagi, perché c'è un importante numero di toscani che si sono vaccinati, quindi è l'unico rimedio e l'unico motivo per cui siamo aperti. Per il resto teniamo molto sott'occhio il tema dell'andamento delle vaccinazioni e delle ospedalizzazioni. È stato strutturato anche il servizio con le scuole in maniera tale da garantire, insomma, la realizzazione di tamponi veloci, come prevede l'indicazione del governo, senza ricorrere quindi alla DAD, e il contact tracing rimane un'altra attività importante da fare con attenzione. Toni diversi da parte delle opposizioni, sia quelle del centrodestra sia del Movimento 5 Stelle. Si insiste molto anche sulla necessità di un'oculata programmazione. Servono dei correttivi allora? Alcuni correttivi sono già in via di realizzazione per quelle che sono le misure comunque a livello nazionale, che poi a cascata arrivano anche nella regione toscana. Mi riferisco in particolar modo alla gestione dei positivi all'interno degli istituti scolastici per quanto riguarda i bambini sopra i 6 anni. Questo già è un elemento importante che migliora in maniera forte l'impostazione precedente, nella direzione che noi abbiamo indicato fin dall'inizio della pandemia, ovvero che il miglior modo per contenere, per contrastare il contagio, per limitare il contagio, è fare più tamponi possibili. È evidente che il tampone è lo strumento migliore per poter arginare la diffusione del virus, per poterla contenere, per poterla in qualche modo bloccare e limitare. In prospettiva, secondo Petrucci, il momento decisivo sarà tra qualche settimana. Il mese cruciale sarà gennaio, perché tra gennaio e febbraio scadono, diciamo, il primo ciclo di vaccinazioni. Quindi ora è un momento fermo. Quello che è necessario fare ora, come in tutti i momenti fermi, è quello di fare una buona programmazione, perché se ci sarà un inizio forte e importante del secondo ciclo di vaccinazione, le strutture a ciò adibite possono reagire in maniera forte e in maniera efficace. In questo momento credo che sia necessario, invece di fare proclami che purtroppo si sono sentiti troppo in questi mesi, continuare la campagna di vaccinazione e soprattutto far sì che vengano fatti innanzitutto i richiami per le fasce più fragili.
quindi questo diventa fondamentale, precauzione, attenzione e soprattutto anche valutare per il vaccino influenzale per le categorie appunto più deboli, perché naturalmente non è soltanto il Covid il problema. E in questo senso io ho raccomandato nelle aree più distanti, diciamo, dai centri maggiori, di mantenere già nei mesi scorsi gli hub vaccinali, perché sapevamo già che sarebbe stata prevista una terza e forse anche successive dosi. Quindi sicuramente continuare a fare appelli alla popolazione per la vaccinazione consapevole, questo è fondamentale, anche per mezzo dei medici di base se necessario. La curva dei contagi ancora sostenuta e la situazione nei paesi vicini comunque impongono la massima cautela anche qui, ma se sarà necessario, dicono le regioni, le nuove restrizioni dovrebbero essere applicate solo a chi non è vaccinato. C'è molta cautela su questo, in tanti gruppi politici però. Molto molto cauti, sia come Fratelli d'Italia, sia io a livello personale. Ritorno a quello che dicevo prima, è coerente con quello che dicevo prima. L'utilizzo del tampone per coloro che non hanno avuto diciamo la disponibilità a sottoporsi al primo ciclo di vaccinazione, o per coloro che non, pur essendosi sottoposti al primo, non vorranno sottoporsi al secondo ciclo di vaccinazioni, l'utilizzo del tampone, anche allargando probabilmente quella maglia delle 48 ore, è un utilizzo comunque che assicura che le persone, pur non vaccinate ma tamponate, siano persone che possano andare in giro liberamente. È un atteggiamento punitivo nei confronti di persone che potrebbero aver ragione di non vaccinarsi, ad esempio quelli che hanno delle patologie che sconsigliano questo tipo di vaccino e che sconta del fatto che in realtà l'errore comunicativo è stato quello di non parlare inizialmente subito con voce univoca di quelli che erano i rischi e i benefici del vaccino, come ci si aspetterebbe da una comunità internazionale. E quindi secondo me non si deve arrivare in nessun modo a questo tipo di provvedimenti, e per far questo è necessario continuare a fare in maniera capillare una campagna di informazione prima ancora che di vaccinazione, perché molte persone vogliono soltanto essere legittimamente rassicurate. Sulla linea del rigore per i non vaccinati invece si schiera tutta la maggioranza in consiglio regionale. Ne parlano pubblicamente anche il presidente della giunta Giani e quello del consiglio Mazzeo. Solo grazie alla vaccinazione è possibile continuare non a vivere a fascia colori come facevamo un anno fa, ma è possibile vivere in libertà anche momenti come questi. E allora, nel caso in cui, io mi auguro non accada, ci ritroveremmo ancora in condizioni di maggiori difficoltà per la pressione che c'è sul sistema sanitario regionale. Io penso che la scelta di limitare gli spostamenti da parte di chi non è vaccinato sia una scelta giusta e corretta, che va nella direzione che dicevo prima. Più persone saranno vaccinate, meno circolerà il virus, più torneremo alla normalità. Sono favorevole a un utilizzo estensivo del Green Pass, servono norme più restrittive, serve continuare sulle vaccinazioni, bisogna affrontare una questione che non è ancora risolta, il Covid c'è, i dati in Europa e in Italia ci dicono che sta crescendo, quindi è evidente una stretta necessaria, serve fare un gesto di generosità nei confronti di coloro che già si sono vaccinati, che hanno diritto e dovere di vivere regolarmente, di fare la loro attività, le attività produttive devono non chiudere, le scuole devono stare aperte, le attività sportive devono proseguire, questo è il motivo per cui a mio avviso in queste ore, nei prossimi giorni, si devono fare delle misure restrittive ulteriori. Il Green Pass va dato solamente a coloro che si sono vaccinati, sono in procinto di farlo o hanno anche questa intenzione, altrimenti il rischio è di passare un anno ancora una volta con i lockdown, quindi bisognerà trovare la soluzione corretta per tutelare diritto al lavoro, diritto alla libertà, ma soprattutto il diritto alla salute, e quella è la priorità che chi governa in questo momento deve poter tutelare. E i consiglieri della Lega che posizione hanno? Ma non si può fare a mio avviso non si può creare una divisione sulle libertà delle persone. È chiaro che siamo tutti vincolati a portare la mascherina, a tenere il distanziamento. Già chi è non vaccinato non può entrare nei locali, non può andare nei ristoranti, negli uffici pubblici, quindi evidentemente hanno già delle restrizioni importanti. Fare un lockdown specifico su questo mi sembra eccessivo. La gestione della pandemia ha imposto costi straordinari alla sanità, anche toscana, che ora devono essere ripianati un po' con risorse interne. In questo senso vanno anche la nuova variazione di bilancio e i risparmi chiesti alle ASL, ma soprattutto devono essere compensati dallo Stato. Ma non è che alla fine verranno ridotti i servizi
qui in Toscana? Allora, direi di no, nel senso che ora c'è stata una restrizione da parte delle aziende, noi cerchiamo di stemperare, abbiamo chiesto alla Giunta che stemperi queste misure, dopodiché il tema, come si è visto nel momento in cui la Toscana l'ha posto sul tavolo nazionale, è un tema non toscano, ma è un tema nazionale, e il tema è molto semplice: i sistemi sanitari erano già stretti con le risorse che avevano per il funzionamento ordinario. Il Covid è un servizio sanitario in più che si aggiunge senza finanziamento. Teniamo conto che in Toscana le spese Covid nel 2020 hanno voluto dire 518 milioni di euro in più e nel 2021 640 milioni di euro in più. E lo Stato non compensa le perdite, che accadrà secondo lei? Accadrà che innanzitutto Bezzini ha detto una cosa molto importante che ci preoccupa, cioè ha detto che le aziende sanitarie devono essere rigorose. Rigorose vuol dire che non avremo nuove assunzioni, siamo molto preoccupati sui servizi. Martedì presenterò il question time come portavoce dell'opposizione sulle visite e sulle liste di attesa in particolare, quindi evidentemente delle problematiche si stanno creando e sono delle problematiche che toccano il cittadino e i servizi alla sanità che il cittadino ha il diritto di avere. In fondo era stato questo il tema unico della seduta dello scorso 2 novembre, in cui avevamo sentito anche il capogruppo di Forza Italia. Quando c'è bisogno di Forza Italia, Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Come dicevamo, le commissioni hanno analizzato in questi giorni la variazione di bilancio che andrà a coprire una parte del disavanzo della sanità maturato durante il Covid. Gli schieramenti, come accade per ogni atto di questo tipo, sono cristallizzati e divisi, maggioranza a favore e opposizioni contrarie. Sarà anche autorizzato il debito fuori bilancio di circa 90.000 euro per interventi di somma urgenza legati al maltempo del novembre 2019. La proposta di legge è stata licenziata dalla Commissione Affari Istituzionali. Intanto, dopo il passaggio nella Commissione Territorio e Ambiente, potranno cambiare le norme sulle ristrutturazioni edilizie. Saranno possibili anche alcuni elementi che andranno ad aumentare la volumetria. Tutto dipenderà dalle valutazioni che faranno i comuni. I piani operativi comunali stessi verranno prorogati da 3 a 5 anni e sarà più facile chiedere l'autorizzazione sismica. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, si sono astenuti i consiglieri di minoranza. C'è un altro argomento che spicca nel dibattito delle commissioni ed è ancora quello delle aree interne più periferiche della regione. Proseguono le audizioni nella commissione speciale che stavolta si è riunita insieme a quella per gli affari istituzionali. A proposito di valorizzazione di alcuni territori della Toscana, nell'ultima seduta del Consiglio regionale è proseguito il dibattito sulla capitale toscana della cultura nel 2022. Sarà Volterra. Ma io ho presentato una mozione proprio su Volterra, città toscana della cultura per il 2022, perché abbiamo apprezzato tantissimo l'idea, la proposta del presidente Gianni, fra l'altro condivisa dal ministro Franceschini, che pochi giorni fa è venuto proprio a Volterra in visita, di fare di Volterra la prima città toscana della cultura. Condividiamo in maniera forte l'idea di Gianni, ma occorre anche dargli le gambe, perché sicuramente il progetto è bello, ha coinvolto tutta la città, tantissimi giovani, necessita delle risorse perché possano essere avviati i progetti previsti per il 2022, fra cui uno per tutti è la straordinaria mostra sul Rosso Fiorentino. Insomma, la mozione quasi unanime chiede un impegno economico per avviare la programmazione di eventi, mostre e iniziative culturali già progettati. C'è però la richiesta di dare un altro titolo, quello di capitale dello sport, al comune montano di Abetone Cutigliano. Per il 2022 però entrambe le proposte, sia quelle sottoscritte dal sottoscritto che quelle della Giunta, prevedono di dare a Volterra il titolo di capitale toscana della cultura e da Abetone Cutigliano il titolo di capitale toscana della cultura.
dello sport. Volterra per meriti, per quanto ha fatto di buono rispetto alla selezione nazionale, Abetone Quotidiano anche in questo caso per merito. Voglio ricordare che il 2022 è il 70° anniversario dalla vittoria olimpica di Zeno Colò in discesa libera, l'unico italiano ad aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi in discesa libera, ma anche come segno di ristoro rispetto agli ultimi due inverni che sono stati tragici. Delle aree interne si è continuato a parlare anche nella nuova commissione, lo abbiamo sentito. Nell'ultima seduta del Consiglio c'era stata anche una valutazione positiva dell'operato del CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, e con una risoluzione era stata approvata la scelta di sostenere l'attività di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura portata avanti proprio da questo organismo. Il CORECOM svolge una importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal CORECOM negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più il CORECOM svolge un'importantissima attività informativa, educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della Quinta Commissione è quello senz'altro del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del CORECOM per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali. Abbiamo votato favorevolmente la proposta di risoluzione sul CORECOM, così come avevamo fatto anche in commissione, dove avevo dato dei suggerimenti al Presidente e li aveva accolti favorevolmente. Abbiamo presentato per questo un ordine del giorno proprio per permettere ai toscani di conoscere il CORECOM, perché la maggior parte non sanno che cos'è. Questo CORECOM può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione. Cinquant'anni della Biblioteca della Toscana, intitolata a Pietro Leopoldo, oggi ha 7.000 utenti, il 90% dei quali cittadini comuni e in prevalenza sono donne. Nel tempo si è arricchita di tanti nuovi libri e ora ci sono anche diversi video inseriti in YouTube. Tante le monografie che abbiamo realizzato, tanti i documenti che mettiamo a disposizione. Consentitemi di ringraziare tutta la struttura, a partire dalla dottoressa Guerini, tutti coloro i quali lavorano con impegno, passione e dedizione a fare di quel luogo un luogo della conoscenza. E più un cittadino conosce, più è libero. E credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura. Numerose poi in questi giorni le iniziative che si sono svolte a Palazzo del Pegaso. A proposito sempre di libri, è stato presentato il libro Solo di Riccardo Nencini, che è stato anche presidente del Consiglio regionale per 10 anni, è dedicato a Giacomo Matteotti e alla sua tragica vicenda. Ed è diventato anche un libro, edito da Pacini, il progetto di Massimo Gasperini e Irene Taddei, che hanno raccontato Urbanalogi, Pinocchio Architetto. Questo progetto, da loro creato, è stato già presentato alla Biennale di Architettura di Venezia. Compie 20 anni intanto il premio Alfredo Catarsini, è dedicato agli studenti dei licei artistici e ogni volta sono in centinaia a parteciparvi. Molto interessante la formula. Si disegna prendendo spunto da un brano di Catarsini. In questo caso il libro scelto è il romanzo Giorni Neri, racconta le vicende di una popolazione in un paesino della Lucchesia durante l'ultimo conflitto mondiale, dove ci sono anche molti sfollati. Segnaliamo anche, insieme a molte altre manifestazioni che qui hanno avuto la loro vetrina, il premio Architettura, che torna dopo 2 anni di stop. Questo premio, che ha già mostrato la possibilità di rigenerare spazi urbani con costi contenuti e buone idee, è promosso dal Consiglio regionale della Toscana, da Ordine degli Architetti di Firenze e Pisa, Federazione degli Architetti della Toscana, Fondazione Architetti di Firenze e ANCE Toscana. Ha il patrocinio del Consiglio nazionale degli architetti. Le iscrizioni al nuovo bando partono il 3 dicembre.
novembre e si chiudono l'11 febbraio 2022. A giugno poi ci sarà la premiazione. Abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura, l'abbiamo confermato anche in questa, perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di saper ripensare anche i nostri territori, perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità. È bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti. A loro va un grande grazie, a partire dall'architetto Barni che guida questo lavoro. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi, e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Un'iniziativa questa che suscita molto interesse. Sono 5 le categorie. La categoria nuova costruzione, la categoria per restauro e recupero, allestimento e opere di interni, spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione, e la categoria opera prima, che è la categoria per i giovani architetti sotto i 40 anni, che è una categoria onnicomprensiva. E che è l'unica categoria che ha un premio di 5.000 euro. Certamente la giuria che è stata selezionata e che esaminerà i progetti presentati dai colleghi andrà a esaminare quelli che sono gli elementi di tradizione e innovazione a seconda delle aree in cui verranno giudicati diversi lavori. Quello che è importante è che per noi in questo momento è far ripartire anche uno stimolo da parte appunto delle istituzioni verso quelli che sono gli operatori, i nostri colleghi architetti soprattutto, che si sperimentano con delle opere che vanno a riqualificare il paesaggio della regione toscana. Ci ritroviamo qui noi tra 7 giorni, venerdì 26 novembre, sempre alle 21:15, sempre dopo il TG della sera.